si è capito che gli Apache sia veramente appassionati, invece Giacché Guarnaccia è un sincero democratico, a differenza dei politici italiani di ogni schieramento, nel libro si parla tanto di gruppi di donne. E quindi ti chiederei chi erano le sorelle della strada. Una cosa molto importante che appunto viene fuori da questa ricerca è il fatto che purtroppo molte culture erano misogine e davano pochissimo spazio alle donne. Non stiamo a parlare appunto dei motociclisti, dei nazisti, degli squadristi, eccetera, eccetera, ma ci sono le sculture femminili che nascono in tempi molto, molto particolari. Le sorelle della strada sono uno di questi gruppi più interessanti, secondo me, della ricerca. Sono gruppi di ragazze giovanissime, siamo nell'America degli anni più o meno pre-prima guerra mondiale e subito posteriori alla prima guerra mondiale. Sono ragazze che non per bisogno, non per disgrazie personali, non per vicende familiari, ma per puro piacere, si innamorano della strada e seguono la via degli hobo, che sono appunto i vagabondi americani, che le guardavano in maniera molto schifata, perché gli hobo tutto sommato avevano una loro dignità, una loro linea da seguire. Le donne in qualche modo erano considerate un qualcosa di inferiore, qualcosa di pericoloso, di non adatto alla vita da strada. Le sorelle della strada sono una comunità, una sorellanza di ragazze che va in giro per l'America, si arrampica sulle famosi carri merci, ha a che fare a muso duro con i famosi controllori delle ferrovie americane. Forse qualcuno di voi si ricorda l'eroe del nord, un film bellissimo con Lee Marvin che parla appunto di questa storia degli hobos. Sono donne che rifiutano, figurati in quegli anni, l'idea di diventare madri, di diventare gli angeli del focolare, e non a caso sono viste malissimo anche dalle associazioni di soccorso che soccorrono gli hobo. Non vogliono avere a che fare con la sorellanza della strada, perché loro sono un cattivo esempio per le donne americane. A loro non sarà data la classica gammella di minestra che veniva data nelle associazioni di beneficenza americane, non sarà data. I don't know which way to move in the landscape of my sense.